teatro comunale. Questa sera a me spetta il compito di introdurvi in questa serata particolare, serata dal titolo Una volta si parlava latino, una presentazione originalissima, presentazione e spettacolo del libro di Francesco Strocchia, Latino Loqui, passato e presente, si può parlare latino oggi. Innanzitutto al dottore Francesco Strocchia vanno i miei più sentiti ringraziamenti, va il nostro più sentito ringraziamento da parte dell'intera amministrazione comunale, perché attraverso questo suo secondo scritto dedicato alla lingua latina ci offre ancora una volta l'occasione per riflettere sull'uso odierno di quella che è definita una lingua morta. Già infatti nel dicembre del 2017, con il primo volume dedicato alla lingua latina, Il latino non è una lingua morta, il dottore ci ha dato appunto l'occasione di riflettere sull'uso della lingua latina in una società dove il mondo dei link, del web, la generazione 3.0 ci ha dimostrato appunto che le lingue classiche non sono morte ma sono vive e sono in mezzo a noi. Non a caso noi ancora oggi utilizziamo tantissime parole, espressioni che provengono dal mondo latino: l'auditorium, il monitor, lo sponsor, l'agenda, oppure espressioni come alter ego, l'animi, il bonus e tante altre ancora, potrei continuare all'infinito. E il latino, come sappiamo, è all'origine di quelle che invece sono le lingue vive, le lingue romanze: l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, per cui non possiamo definire certamente il latino una lingua morta, innanzitutto perché non è una lingua estinta, la continuano a utilizzare in ambito ecclesiastico, in ambito scientifico, in ambito legale. E poi è soprattutto fondamentale lo studio della lingua latina in contesto didattico e scolastico. Sappiamo infatti che la lingua latina, la scoperta della lo studio della lingua latina permette di conoscere quello che è il mondo classico, quelle che sono le nostre origini, e soprattutto per una ragione formativa importantissima. Molti studiosi dimostrano che lo studio della lingua latina, hanno dimostrato e sostengono che lo studio della lingua latina è in grado di far sviluppare delle ottime capacità cognitive e di ragionamento negli studenti. Numerose sono anche le iniziative volte a trasformare il latino in bene immateriale dell'umanità, quindi a far riconoscere all'UNESCO il latino e il greco come beni immateriali dell'umanità, e risale infatti al 2017 la proposta del Senato italiano e allo scorso maggio gli atti del convegno Comunis Hereditas, organizzato dall'Accademia Novum, tenutasi a Frascati, proprio alla salvaguardia e tutela dello studio della lingua latina. Il libro di cui stasera parliamo non vuole essere certamente un manuale didattico, anche se per la sua struttura potrebbe, a mio avviso, diventare un importante strumento per i docenti. Non vuole essere un testo di grammatica, non vuole essere un testo di letteratura, ma vuole essere il pretesto per far comprendere a tutti noi quante le tradizioni classiche siano presenti nella vita di ogni giorno di ognuno di noi. Non a caso il nostro modo di parlare, il nostro modo di vestire, il nostro modo di fare politica non è altro che il risultato, è il prodotto dell'evoluzione del tempo, che trova proprio nella lingua latina il modo più chiaro per essere compreso. Ecco perché a scrivere un libro del genere non è, come ci saremmo forse aspettati, un professore di latino, non è uno storico, ma è Francesco Strocchia, un medico, uno stimato professionista che, come tutti noi, ogni giorno certamente non parla latino, ma vive la propria identità in mezzo agli altri, avendo alle spalle la forza e la solidità della cultura latina. Ecco perché possiamo parlare di lingua latina non per forza tra i banchi di scuola, ma possiamo farlo questa sera sul palcoscenico di un teatro, dove per tradizione va di scena appunto la vita. Quindi entriamo nel vivo della serata con questa piccola introduzione. Non voglio certamente entrare nel merito, lo farà da qui a poco la nostra ospite. Voglio passare la parola al sindaco del comune di Cisciano, il professor Edoardo Serpico, e chiedergli in particolar modo, sindaco, quanto sia importante per la nostra comunità il lavoro che svolgono cittadini come appunto il dottore Francesco Strocchia, e come quanti come lui si adoperano ogni giorno per tramandare le nostre tradizioni, le nostre radici, e divulgare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza.
ringraziare quanti ci hanno onorato della loro presenza stasera, cioè, partecipando a questa iniziativa, a questo evento. Tu mi chiedevi quanto è importante l'opera di chi come il dottore Strocchia fa quotidianamente per far crescere le nostre comunità. Io credo che sia essenziale, sia fondamentale, anche in considerazione del fatto che le amministrazioni locali vivono un momento di difficoltà, soprattutto da un punto di vista economico, e allora diventa essenziale l'impegno da parte di chi quotidianamente cerca di rendersi protagonista, responsabile delle scelte, delle iniziative che si tengono in ogni contesto cittadino, e ancora di più diventa fondamentale chi, come il dottore Strocchia, si impegna per far crescere civilmente, culturalmente e complessivamente le nostre comunità. Quindi io credo che lui incarni, come ho già sottolineato, queste due cose, tanto più che la sua passione e l'amore che ha per il teatro, come altri nostri concittadini, come dire, in qualche modo facilita lo spirito di aggregazione, di appartenenza, come hai detto tu, di socializzazione, e attraverso le sue pubblicazioni, come quella di stasera ed altre di altra natura, di natura scientifica, non fanno che offrire il proprio contributo alla crescita complessiva della nostra comunità, come ho detto. La cultura è importante, è fondamentale, perché ci aiuta a capire le nostre origini, le nostre tradizioni, ci aiuta a, come dire, la cultura poi ci aiuta a distinguere fra il bene e il male, la cultura ci aiuta o contribuisce a far crescere una comunità non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello sociale e culturale. La cultura permette, ecco, di giudicare anche chi amministra una comunità, chi governa una nazione. In buona sostanza, la cultura salva. Quindi non mi resta che ringraziare il dottore Strocchia per l'opera che svolge quotidianamente, e quanti vorranno emularlo e quindi vorranno offrire il proprio contributo nel corso del tempo a migliorare ed elevare la qualità di vita delle nostre comunità. Grazie Sindaco, grazie sempre per la tua presenza e per il sostegno che non fai mai mancare all'assessorato e a tutte le iniziative che con l'aiuto dei nostri concittadini riusciamo ad ospitare a teatro, ma non solo a teatro, nella nostra piccola comunità. Il libro del dottore Strocchia presenta anche una novità importantissima, un sigillo che lo rende in questo momento unico nella nostra piccola realtà, perché libro, appunto, Latine Loqui, presenta il sigillo di una casa editrice, il Quaderno Edizioni, una casa editrice diretta dalla professoressa Stefania Spisto, che abbiamo il piacere e l'onore di avere questa sera qui con noi. Il Quaderno Edizioni è un'associazione socioculturale che nasce con un obiettivo specifico, quello di divulgare la cultura del meridione nel mondo e di farlo attraverso i libri. Per cui è un progetto ambizioso quello portato avanti con dedizione, con passione, con impegno, quello della professoressa Spisto, che nell'era del digitale sceglie di pubblicare libri, sceglie di pubblicare un libro che parla del latino. Quindi a lei va innanzitutto un applauso per il coraggio avuto, con la speranza che questo sia soltanto l'inizio di una collaborazione tra la nostra comunità e l'associazione Il Quaderno Edizioni. Alla professoressa Spizzo quindi il compito di condurci per mano tra le pagine di questo libro. Buonasera a tutti, io sono Stefania Spizzo e dirigo Il Quaderno Edizioni, che è una casa editrice piccola, ma io dico di grande qualità, perché dove c'è l'impegno serio, costante, c'è sempre poi la qualità e i risultati a lungo andare si vedono. Per questo voglio ringraziare l'assessore Giovanna, perché è anche grazie a lei se c'è stato questo magico incontro tra me e l'autore, e che poi ha portato a questa pubblicazione. Innanzitutto è mio dovere salutare e ringraziare
ringraziare di cuore il prefattore di quest'opera, il professor Franco Tifoggi, che purtroppo stasera non può essere qui con noi perché è ammalato. A me avrebbe fatto tanto piacere incontrarlo, anche perché so che è abbastanza anziano, ma vi assicuro che la prima parte del libro, la sua prefazione, veramente è come se fosse un libro nel libro, perché già leggendo la prefazione potete immaginare quale ricchezza e quale preziosità contiene questo piccolo testo. Vabbè, abbiamo parlato straordinariamente, la nostra dottoressa ha parlato dell'importanza di conoscere il latino come nostro passato per la nostra identità, ma io vorrei farvi riflettere su un'altra cosa, così non ripetiamo le stesse cose, perché il mio intervento poteva anche essere un po' quello di sottolineare l'importanza dell'identità, ma parliamo di un'altra cosa. Innanzitutto riflettevo proprio lavorando sul libro del professor Strocchia, di quanto gli antichi latini dessero importanza alla parola. Guardate, nel verbo esistono delle costruzioni sintattiche latine, come la perifrastica attiva, che ci indica stare sul punto di compiere un'azione, no? E immaginate che valore davano all'intenzione i latini di fare un'azione. Non dicevano come noi, io mangio, ma io sto per mangiare, cioè davano anche sul punto di fare quell'azione, loro davano un'intenzione, cioè non il loro modo di agire, i loro tempi verbali ci fanno capire come i latini dessero grande importanza all'arbitrio umano, cioè alla nostra scelta di compiere delle azioni che non potevano essere casuali, ma dovevano essere per forza di cose pensate. E questa è una particolarità, no? Dei latini che a noi, con le lingue che diventano sempre più sintetiche, che si utilizzano i tempi verbali magari in maniera sempre più trasversale per ogni tipo di nostra azione, è importante riflettere su questo principio. E poi sembra che noi qui stiamo celebrando il passato, no? Perché sembra che un libro che tratti del latino sia un libro che ricorda il passato. Invece a me veniva anche da fare un'altra riflessione, come invece un libro che parla di latino possa celebrare il futuro. E vi spiego perché, dal mio punto di vista, io credo che il futuro oggi sia del contadino, sia di chi a tavola parla dell'umore dell'insalata, di chi questi 100 metri che ci portano al mare se li fa a piedi senza prendere l'auto, di chi pensa che passeggiare sia anche un modo per ritrovarsi e per pensare e per riflettere. Quindi il futuro un po' appartiene a chi lo considera mai esente dal passato e dal presente. È per questo che mi piace e mi è piaciuta l'idea di stimolantissima, perché dopo la parte introduttiva voi troverete all'interno del libro una cosa fantastica, che sono dei dialoghi ipotetici che si possono avere nel terzo millennio parlando in latino. E quindi questa è una particolarità assoluta che un po' ci fa anche immaginare quale sia lo spirito che ha spinto il nostro autore a scrivere questo testo, uno spirito un po' provocatorio, un po' ironico, quasi che voglia dire si è seri, ma seri con leggerezza e con grande intelligenza, perché le persone più serie, più intelligenti che ho conosciuto sono quelle che sanno ironizzare, che sanno ridere, che sanno ridersela delle cose, anche di
di un saggio che tratta di latino, che può sembrare, ecco, quello che noi a scuola, chi ha studiato il latino e il greco, sa che queste erano materie che quando arrivava l'ora di latino e di greco c'era un po', come dire, un'atmosfera tesa, perché erano materie molto impegnative. Quindi per queste ragioni, io credo che Latine Longe sia un grandissimo testo di importanza per i ragazzi, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere una lingua che, come ha detto la professoressa Giovanna, è una lingua che fa parte di noi, come l'architettura delle nostre città antiche, come la storia delle nostre comunità, fa parte di noi. Guardate che come riesce il linguaggio a far conoscere la cultura, il pensiero della nostra tradizione, non riesce niente. Quindi grazie alla professoressa, grazie alla nostra città, grazie allora al Quaderno Edizioni, alla professoressa Spisto, ringrazio il sindaco. Noi abbiamo già concluso questa prima parte perché, come vi dicevo, questa serata è una serata particolare, come appunto la ideata e pensata del dottore Strocchia, che oltre ad essere un medico professionista, come tutti ben sapete, è anche un uomo di teatro, un uomo di spettacolo, per cui ha pensato ad una serata particolare per questa presentazione. Innanzitutto mi associo ai saluti fatti dalla professoressa Spisto per l'assenza del professor Trifuggi, che insomma ha curato, come ha detto lei, la prefazione. Siamo dispiaciuti per non averlo avuto qui con noi questa sera, quindi gli facciamo semplicemente gli auguri di una pronta guarigione. L'autore mi ha pregato di sottolineare che i libri sono un omaggio che lui vuole rendere alla nostra comunità e a quanti, come voi questa sera, hanno voluto condividere con lui la gioia di questa serata. Quindi noi ci apprestiamo, possiamo quindi lasciare spazio al prosieguo della serata. Diamo quindi spazio alle arti, alla musica e al teatro. Signore e signori, buon divertimento con Una volta si parlava latino. Grazie a tutti.
Mastandone, buonasera. I maestri dell'agricoltura. Il Gafun. Dobbiamo fare una dei faticatori. Chi deve rispettare? Io faccio parte. Lo so. No, questo lo so. Una frasilla che è un marocco. Ah, la barocca ce la facciamo. Avete portato tutto su, ma decidemi una cosa. Ma la rete che stasera, voi cade per sanare lì. Siete tutti in latino. In latino. Benito da latinese. Io amo il latino. Ho voluto dimostrare che oggi si può parlare latino, intrecciare discorsi della vita quotidiana, proprio come hanno fatto i nostri antichi romani, per secoli. Capito? Però, usando termini latini nuovi, per poter trattare con un linguaggio latino moderno ogni argomento di attualità. Senti, accostato, vi faccio assistere ad una scena interpretata dai ragazzi della scuola media di Città. Vogliono dimostrare che oggi si può parlare latino. State a sentire, al bar con amici. E allora fermiamocelo, che poi mi ha faticato. I denti hanno tutta pressione che non capiva niente. Telmo con plurido, saccaro e cipro. Tè con molto zucchero e limone.
cucina la cioccolata. Crustula, ottimo assunto, sono molto buoni i pasticcini. Which dishes? Sì. Visto Dulcearius, ottimo spirito sesto, il pasticcere è molto bravo. Vero messo? Sì, è vero. Fable, fable, cameriere, cameriere. Debita un figurine e solve le volo, voglio pagare il conto. Nulla modo, Brossus, ego solvo. Niente affatto, pago io. Costa che solvi, pagherai un'altra volta. Age, grazie a Stibiago. Eh sì, anche ringrazio. E c'è pregio. Ecco il conto. Debita un figurine e retine, ti lascio. Adesso. Grazie. Stammi bene. Ave, quam primum, ora posso fare. A presto, riguardati. Asparagi
al burro. Il burro è un condimento barbaro, era all'epoca. I romani non lo apprezzavano e i generali romani fecero un poco a faccia storto. Giulio Cesare, per colorare e placare gli animi, disse questa frase: "De gustibus est disputatum". Che altro possiamo dire? Ah, ho torto collo. Ho collo sto collo. Mi dico, proprio a tutti, ma non tengo collo sto collo. No, significa preso per il collo. Quando uno è costretto ad obbedire contro la propria volontà, ad accettare un ordine contro la propria volontà. E l'episodio deriva da un evento delle forche caudine, quando i romani, vinti dai Sanniti, furono costretti a passare sotto il gioco delle lance degli avversari per umiliazione, capito? Ehi, che altro vi posso dire? Mutatis mutandis! Cambiate le cose che devono essere cambiate, cioè al di là delle differenze che possono essere tra due cose anale, la sostanza non cambia. Come da Giovanni? Matematico come da capo? Ah, quella buona. Il numero è buono. Allora dimmi una cosa. 2 per 3 quanto fa? E 3 per 2 quanto fa? Ah, stiamo 6, detto. Oi, hai da parlare. La D. E avete definito il concetto di mutatis mutandis. È come la regola della moltiplicazione, che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto lo cambia. Ecco mutatis mutandis. Ah, lo congedremo. Ah, è vero, maledissimo. Ve ne dico un altro. A povo usque ad mala. Si è fatto male. Oh. Dall'uomo le vede per dire. Dall'inizio alla fine, è l'espressione che usava Orazio. È l'uovo. Dovete sapere che la cena dei romani era fatta, cominciando i romani, cenavano, cominciando con l'antipasto. E nell'antipasto c'era sempre l'uovo. E alla fine della cena c'era la frutta, di solito la mela. Perciò, a poco, usco a domani, dall'uovo fino alla mela. Hai capito? Dall'inizio alla fine. Io me la ricordo, guarda che c'è dire, ma come facevi sempre sto pallone? Come lo mettevo un buco nel coppio, un buco sotto il coppio? Posso dire il buco? Dovreste sapere che le galline erano allevate per fare l'uovo. Quando poi erano invecchiate, le mangiavano. Però siccome la carne era dura, preferivano farne un brodo. Pure mia mamma faceva sempre così. Un parola è proprio ciò si dice allora che a come si dice a mezzo fa proprio è come una donna matura che nonostante l'età a volte può essere più attraente e simpatica di una giovane, capito? Ma povero è sempre meglio però. Una pietanza molto importante dei romani, sapete qual era? Il Porcus Troianus. E sapete perché si chiamava Troianus? Perché era un maialino cavato dentro e ci mettevano tanti animaletti più piccoli e poi lo arrostivano. Una pallina bottonata. Come il cavallo di Troia che teneva all'interno i soldati greci. A gallina bottonata. E che c'entra la gallina bottonata? Che c'entra? Se mi io ora si ci mette la direi più come la porchetta di Ariccia. Toma, cosa mangiare? Allora, i romani mangiavano come mangiamo noi oggi. Colazione, pranzo e cena. La colazione era fatta con latte, uovo, formaggio, i più poveri
si abbagnavano purtroppo, non può separare in un latte. O indovina, mio nonno pure bagnava il pane nel vino la mattina, lo sapete. Poi quelli che non tenevano proprio niente, mangiavano gli avanzi della sera precedente. Il pranzo che viene dal latino predies, che si faceva prima di mezzogiorno, a mezzogiorno mangiavano, però era come hanno fatto gli americani fino a mo, e come stiamo facendo anche noi. Facevano un fast food, una colazione veloce, una bevanda e un tramezzino veloce, come noi facciamo il tramezzino durante la pausa di lavoro. Li chiamavano epule velocissime, fast food. Ma invece se fanno un bello piatto di maccheroni con il ragù, sciugarine, aglia voi, se stanno creando. O prima non mangiavano. Il primo non a cena si faceva tutti insieme, perciò si chiama cena. Cum mesum, mangiare insieme, capito? Ma in latino significa mangiare insieme. Lui è pizza, te ci facciamo un panino, guarda, la sera mangiamo con tutto quanto insieme, capito? Sì, era molto ricca, a volte nelle feste dei patrizi si prolungava fino all'alba la cena, mangiavano, il pasto principale della giornata, e facevano pure cene, si facevano le tre cene. A proposito delle cene del pranzo, vi voglio far ascoltare dalla voce professore Giovanni Ariola, una poesia di Catullo, il Carme 13, è un invito a cena, è un invito bizzarro, poco bizzarro, diciamo invito non invito, un invito alla rovescia, è come quando se tu Ulis è invitata una persona a cena, però ti fa più piacere che non venga. Ascoltiamo. È una vita più città. Sì. Cenabis bene mi fa bulle abut me, paucis si tibi favent diebus. Si tecum attuliris bonam atque magnam cenam, non sine candida quella, et vino, et sale, et omnibus cacindis. Ec si inguam attuliris venuste noster, cenabis bene. Nam tui Catulli plenus saculus est araneaur, sed contra acibies meros amores se ubit suavius elegantius est. Nam unguendum dalvo, quod mebu elle donarunt veneres cupidinesque, quod tu cum olfacies deos rogabis totum ut te faciant fabulle nasum. Tornato tavola e mangiavano quello che potevano mangiare, carne e pesce,
non parevano proprio. Allora i ricchi, il gustazio, l'antipasto, dove c'era sempre l'uovo, cominciavano sempre con l'uovo. Poi c'era la prima mezza, che però non era come il nostro primo piatto, erano varie portate di secondi. Il primo piatto a Roma antica non esisteva, passavano direttamente al secondo, perché l'antipasto era abbondante, era lungo, a ogni mangiare. Poi c'era la seconda mezza, che era il nostro dolce o il dessert, capito? Alla fine, a volte facevano un brindisi finale, la commissazio, bevevano vino, capito? E come, poi che altro ti posso dire? Ha una salsa molto importante, era il garum o liquamen, ne parla Apicio nelle sue opere. Era fatta con tortiglie di pesce salato, le alici, con tutte le interiori fatte a pezzettine, e la facevano fermentare al sole. Ne veniva una salsa piccante, acida, un po' puzzolenta, sì, però, che mettevano su tutte le pietanze, perché allora non c'erano i frigoriferi. A casa si poteva conservare un frigorifero, per cui ci voleva qualcosa in coppa, queste salsine, per addolcire, per la pietanza. Ah, già capite? Andiamoci pure. Ma beh, direi, quel piatto della costiera palpitana, gli spaghetti alla rollatura di alici, quello proprio. Poi c'era il de frutum. Sapete chi è il de frutum? O vino frutto. Quello fatto col mosto d'uva, fatto fermentare. Poi lo bollivano per parecchie ore a fuoco lento e usciva un prodotto caramellato, dolciastro, che si poteva bere o si poteva mettere sui dolci. Hai capito? E pizzetto vino curto, ne avevamo voglio Anna e 11 novembre a San Martino. Ah, una salata con i ghetti. Posso fare una confidenza? Io sono battuta la festa di San Martino. Ogni anno, l'11 novembre, è già a San Martino, ma c'è per te pizzette e vino curto. Ne vado matto, è una prelibatezza. Guarda, dite che mangiavano la sera finale.
andavano in un'altra stanza a vomitare, continuava a mangiare. Ha capito? Seneca dicevo, questi domani mangiano per vomitare e vomitano per mangiare, ha capito? E poi, erano messi a tavola anche i lutti e le flatulenze. Era il motto dell'antichità, era un atto di civiltà e di nobiltà. Vida a Roe. Io so bene, però non posso neanche. Pirito, in dialetto pirito, flatulenza, emissione di gas dall'intestino, viene da perditum. Si perde la D, perito. Guarda, perché lo veramente una perdita. Poi si salutavano non si arrivano, ma alzavano il braccio destro col palmo in avanti piegato leggermente a 135, ma fa capito, non è la stessa cosa come un saluto fascista, non è la stessa cosa, ma più o meno ci siamo. Gianni non ci piace tanto assassino, e un secondo dice salve ave, ma se la salve. Oh, il bacio era molto diffuso a Roma. Se basavano pure mi sapia. Si davano il bacio sulle labbra. Poi l'imperatore di Bello, siccome c'era stata un'epidemia di herpes labiale, emise un editto e lo fece abolire. Ma sapete quanti tipi di baci esistevano a Roma? Osculum. Il bacio non passionale, affettuoso, amichevole, che si dava con le labbra chiuse. Hai capito? A proposito dell'osculum, c'era un diritto dei maschi, ius osculi, il diritto di baciare, ma chi lo faceva per due cose? Alcuni di Savina approfittavano e facevano pure con tanta cosa, però gli ussi osculi significava che il maschio di casa ogni mattina poteva baciare la moglie, ma non in senso affettuoso, o la mamma o la sorella. Ma perché? 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 Per scacciare l'alito, capito? Perché si potevano ubriacare e la ubriachezza era connessa all'adulterio, perciò, capito? Poi c'era il bacio troppo passionale, suavium, tu hai capito a me, capisci a me. E poi il basium, termine che è arrivato fino ai giorni nostri, il bacio tra innamorati, il bacio affettuoso, il bacio popolare, capito? E poi il basium erotico. Erotico, quando volevano fare l'erotico, volevano suavium. Con Marisa volevano. No, e fuori un bambino di Lupanà, tu hai capito, capisci a me? Non lo fa parlare, non fa stare gente che... lascia stare. A proposito di baci, vi voglio far ascoltare dalla voce della professoressa Annalisa De Caro, accompagnato dal maestro Antonio Guido, il Vivarus Mea Lesbia, un canto molto di Catullo. Ascoltiamo, mettetevi la messa in latino. È in latino. Yeah.
questa, ha già capito tutto qua. Poi, ma già letto però. Se non lo arrivato. Mille vazze, migliaia di vazze, mamma mia! Cos'è la tienda? Si muore! Voi sapete che facevano? Lavoravano come lavoriamo noi. Ma fino a una certa ora. Perché poi, dopo mezzogiorno, si recavano. Ma c'era Matteo no? Adesso c'è una pressa, Matteo! Perché non ci siamo tolti, non era tu! Si recavano alle terme per lavarsi e rilassarsi. Negli stabilimenti balneari esistevano diverse vasche con varie acque. C'era il tevitarium, stanze con vasche con acqua tiepida, dove facevano la prima nuotata, si insaporavano, si spargevano gli oli. Poi c'era il calidarium, vasche con acqua calda. Dopo passavano nell'acoricum, la sauna, aria riscaldata ad alta temperatura, e stavano bevuto. Poi sai che facevano? Non è venuto ancora. Se facevano una bella nuotata in acqua fredda nelle piscine di frigidario. Non pagavano la provino. Pigliavano altre malattie, c'erano. Ma scusate, tutto un bambino che non si deve lavare la salone. Allora non esistevano servizi igienici a casa, non ne tenevano, non esistevano, non esisteva l'acqua, non esisteva il bidet, non esisteva niente. Si era a lavare in terra. E niente non ce l'ho. L'erano pulite, romano. A te come si lavavano i rie? Un po' di edifici certamente non ci stai. Si lavavano con la pipì, con l'urina, sfruttando l'effetto detergente di sbiancamento dell'urina per la trasformazione dell'urina in ammoniaca. Ma sai che ci facevano commercio con l'urina? I romani. Sobbannevano, sobbigliavano la mattina i pannazzati perché lavavano i panni con l'urina, con la pipì, lo sai questo? La pipì era importante a Roma. Ma lo schifo, però vai, sai quanta pipì abbiamo. Se lavavano i panni, lavavano i panni. Si salutavano, parlavano. Nelle botteghe, al foro, per le strade. Foro. A volte si poteva anche. Un tribunale, un mercato. Ah, la chiazza, un ritenuto. La chiazza, chiamata la chiazza. L'avete chiamata foro. A volte si poteva assistere a degli incontri poco piacevoli, perché si stimano pure i chiacchierun. Per l'appunto. Assistiamo ad una scenetta fatta da alcuni ragazzi, lo scocciatore di Orazio, la satira di Orazio, la satira no di Orazio, lo scocciatore, era un individuo che fastidio, ma fa di tutto per essere messo in società, capito? Ascoltiamo, dimmi la parola. Qua però non c'è bisogno di girare, ma sto qui. È tutti in napoletano. Il poeta Orazio se ne andava per caso per la strada, come era sua abitudine, tutto assorto nei suoi pensieri, quando gli viene incontro un tizio seccatore che lui conosceva solo di nome. Gli afferra la mano. Amore, di come stai? Sto buono, mamma. Ma tu chi sei, che fai tu? Come non mi conosci? Io sono un uomo istruito. Ma non hai mai sentito parlare di me? Mi parlano tutto, guarda. Mai sentito? Io sono uno che scrive poesie con Matteo. Oh, e mi fa tanto piacere. Non puoi immaginare quanto sono contento. Il poeta, infastidito, cerca disperatamente di battersela e quello, notando che non gli risponde una parola, dice... Mi cagate l'uomo fui, Ma non c'è niente da fare, sto cazzettato con un manazzo. Ma io tengo da fare, tengo da fare. Hai già trovato una persona che tu neanche conosci. Stai casa che la tua parte lo devi, lasciami sta. Beh, io non tengo niente da fare. E poi mi piace in
carico troppo pesante. E l'altro? Io sono bravo, lei lo so. Io sono proprio bravo. Sì. Ma io scrivo benissimo. Ma chi sa può fare una poesia più veloce me? Chi sa può parlare come me? Sono bravissimo. Però... E quando mi metto a cantare... Tengo a dire tutti quanti, mi credono, veramente. Sai pure parlare e cantare. Sì, 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 sì. Ah, è bravo, bravo. Grazie, grazie. E senti una cosa, ma tu non tieni nessuno, che la sa, c'è una mamma, un padre, un cane, che si può pigliare pure te. No, sono tutti morti. La c'è tirata tutto quanto. Ci sono rimasta soli. Sì. E al cinema ora me lo voglio bene. Chi lo vuol dire una volta un po'? Dice tu voglio. State accorta la gente che parla assai. Che è mala gente. A te, non t'accire una mala di. Tu non muori con una curtollata. A te, t'accire un egizio. Tu muori con male non ti acchiarono. Intanto avevano fatto già un bel po' di strada e lo scorciatore, guarda caso, doveva rispondere in tribunale per una causa pendente. Che dice? Se vuoi bene veramente, mi appresso a me. A c'è un tribunale a fare una causa. Una causa? Ma non se ne parla proprio, non capisco proprio niente di causa. E poi di quando è arrivato tu già sai. Uffa, non so se ce la lascia perdere a te o a casa. Ma lascia perdere a me, non ti preoccupare. No, ma non esiste proprio. Che c'è? Il rapporto con mecenate, come sono? Mecenate? E esagerato, lei è un buon uomo, tiene un sacco di amici, tiene una capa esagerata. Ma come si fa? Ma guarda che con mecenate non si fa così. Chi è un uomo serio, e lo vede a casa sua, c'è sta spazio per tutto quanto. E forse pure per te. Sì. Però ti la guadagna, vatti la guadagna, va, va dove mecenate. Mentre discorrono così, ecco che il poeta Orazio incontra un suo amico, che di certo conosceva anche l'altro, e cerca in tutti i modi di attirare la sua attenzione affinché lo cavi di fiscio. Mamma, noi dicemmo che dovevamo fare quattro chiacchiere a quattro occhi su di te. Sì, sì, però le facciamo un'altra volta, perché mo non tengo di male. Facciamolo, ci può piacere. No, no, non è giro, veramente. Hai già fatto spese, perché rimane tu me che ci fa spese più. E ti prego, mi piace. No, no, me la cerchi, me la cerchi. E due minuti, no? Non ci sta niente da fare, non ci sta niente da fare. Chi stio destino mio? Io ci amo di mezzo e sto svergognato. A quel punto, per fortuna, viene incontro loro l'avversario di quello spacciatore e dice... Pizzica, sei tu! Aro! Aro, hai visto? Ma te faccio vedere che mi hai fatto? A voi, volete venire in tribunale per testimoniare? Contra chi? Contra chi? Andiamo! Questo è il gladiatori. Questo
strumento, come era come musica? La musica a Roma era molto importante, infatti Cicerone diceva una vita senza musica è come un corpo senza anima. E che Sant'Agostino cantare amando il sesto, cantare tutti ama, hai capito? Gli strumenti musicali, tu per esempio, che strumenti musicali conosci? Un sacco. Dimmelo, dimmi tu. Altro. Tuba. A chi va? Tuba. Tuba, no, adro, a chitarra, adesso sto parlando così, adro, tuba, poi, chi dice più? A chitarra, a chitarra, c'entra, per esempio, come essere che suonava prima, suonava per la c'entra, ha capito? A chitarra, o da voi? Timbalum, cavatoio, o flauto, e o flauto, tibia, o mi ha fatto no, ma o mi ha fatto non esisteva a quei tempi, c'era l'organo, l'organo, la sambuca, ma quello cosa era? La sambuca era l'arpa antica dell'antica Roma. Ora non ti chiama così, ma non è un ricordo. Ma a scuola, che magari ci è una luce, la scuola era strutturata come è strutturata da noi oggi. Tu per esempio, che scuola fa? Ti ha tu, che scuola fa? Non mi metti in difficoltà, io ci fate l'elementare. Solo l'elementare? Io ci fate fino all'alzamento. Allora, l'elementare era fatta di 5 anni. Era un ciclo di studi primari, come la nostra scuola primaria, affidata a ludi magistri o magistri puerorum. Ci stava più di un maestro, come oggi, chi gli insegnava matematica, chi gli insegnava storia e geografia e chi gli insegnava l'italiano. Per farti un esempio, a scuola media, a 12 anni poi passavano al secondo livello di istruzione, la scuola secondaria. Come la nostra scuola media è il primo biennio delle superiori ed è affidata a un grammaticus che insegnava lingua e letteratura latina e greca, storia, astronomia e matematica, hai capito? Poi chi voleva continuare, ma questa non è cosa vostra, si andava a un corso di 2 anni di perfezionamento. La scuola retorica affidata al retor, poi chi voleva ancora studiare andava all'università, ma l'università non esisteva a Roma. Se erano in barcate in Grecia, quale stante d'Egitto, se erano imbarcate in mare. Dottor, ma se vogliono come ci trovavano, come noi, che bambine, che ragazzi. Allora, i quaderni dei ragazzi di allora, il quaderno era il trittico, erano 3 tavolette messe insieme, legate insieme, in cerata, ci passava la cerco, e loro su queste tavolette scrivevano con delle cannucce che erano appuntite da un lato per scrivere e appiattite dall'altro lato per cancellare. Poi quando furono inventate i papiri, le pergamene e l'inchiostro, la traventum, scrivevano con le penne d'uccello, bagnavano a penna in tale inchiostro e scrivevano un coppo papire. E invece il pennino, non è corto, è una maniera di ma perché erano tutti quanti bravi, erano pure ammazzati, si non volevano studiare, hai che ammazzare che avevano. Questa l'ha cagnata perché quando viene elementare per la giù di spalla. Dalle due! Ma questi cose non si vogliono mettere. E lo sai come li percuotevano pure con le canne di legno ferule, le fruste di cuoio scutiche e i bastoni virghe. Hai capito? Svetonio, Orazio e Marziale parlano di un maestro dell'epoca che batteva sempre ognuno, sapendo come lo chiamavano,
il plagosus ordius, Ordilio il battitore, se ne hanno un malato per lei. Ma poi non passiamo mai, sti guaiuti, che non facevano? I ragazzi giocavano come giochiamo, abbiamo giocato noi fino a pochi anni fa. C'era il gioco del nascondino, lo ricordavo. Poi c'era il thriller proprio, e faceva pazzia con crepitacola, o sonagnina, Poi c'era, per i più grandicelli, anche per gli adulti, il gioco degli astragali. Erano delle gli ossicidi del piede delle pecore, che era a forma cuboide, e poi ogni faccia si scriveva il numero. Poi c'era il gioco del... Il gioco del pari e dispari, il testo croce, come facevano noi tanti anni, fino a pochi anni fa. E poi un gioco molto importante, il gioco delle noci. I ragazzini giocavano con le noci, i ragazzi, gli adolescenti. E per definire il passaggio dall'infanzia all'età adulta, si diceva relinquere nuces, lasciare le noci. Era il tempo delle noci, lo facevano come palline, no? La palla, mi dico, e femmina giocavano con la bambola, la pupa. Si chiama pupetta. Ogni bambina ne possedeva una e la lasciava soltanto al momento in cui si doveva sposare. La donava a Venere nel tempio. Se poi questa bambina moriva prima del matrimonio, la mamma la seguiva nella tomba. Voglio ricordare la più famosa bambola dell'antichità, trovata il 10 maggio 1889 a Roma durante i lavori per la costruzione del Palazzo di Giustizia, facendo parte del corredo funerario di una fanciulla sui 20 anni, morta prima del matrimonio. Questo episodio ispirò al Pascoli una poesia in latino, Creperea Cifena, in cui egli immagina di assistere alla scoperta del sarcofago contenendo i resti di questa fagiulla e più la bambola. Hai capito? Vi voglio far ascoltare un pezzo di questa poesia, perché la lore non la sa, è dura parecchio. O prima pezza, molto bella, ascoltiamola dalla voce del professore Giovanni Ariola. Fuggerat cornix, repetebat urbis turba corvorum memorum quadrate safavati, cum solum tuscum decimo die te reddidit maio crepereia, soli probam posti numera induentem secula gemma. Vitrea, Virgo, subacqua la tebas, at comans summis adiantus undis nabat. An nocti dederas opace spargere crinis, sed quid antiquis oculi videnti nunc mi effeti lacrimis madescunt, quas premo curas adiope undem corde dolorem, murteum vidi memor ipse certum, quosque fussisti religata crinis, et manus iunctas
tenuisque dextris farris aristas. Nota, post longos amitistos annos, quae refert alas oculis ruendis grifis, et cervam, venerique pupa nota negata est. Signori,
stasera, anche se per qualche ora, forse neanche d'ora, un paio d'ore, abbiamo voluto rimuovere il latino dalla soffitta, là dove è stato segregato negli ultimi anni. Però tanti sono di ascoltare anche per televisione i messaggi che vengono per ridare importanza a questa nostra lingua. Educa ad avere stima delle cose belle, ci ricollega alle nostre radici, fa parte del nostro bagaglio culturale, rimanendo le tracce nei nostri vocabili, nei nostri modi di dire. Facciamo che questa nostra lingua non muoia, ma venga soprattutto reintrodotta nella scuola, perché la ritengo estremamente utile per la vita e la crescita dei giovani. È importante però modernizzarla, insegnandola con metodi nuovi, freschi e intrisi di contemporaneità. E questa sicuramente è la strada migliore per donare linfa vitale a qualcosa che oggi molti danno per spacciato. E concludo con le parole di Ivano Dionigi, un latinista che è stato già magnifico lettore dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. Oggi si può vivere senza il latino, però con il latino si scrive meglio, si parla meglio e si vive anche meglio. È doveroso a questo punto da parte mia fare dei ringraziamenti. L'amministrazione comunale, ringrazio i Lette Teatro, che hanno organizzato questo incontro permettendo la presentazione del libro. In particolare ringrazio il sindaco professor Edoardo Sempico e l'assessore alla cultura professoressa Giovanna Napolitano, che questa sera mi hanno onorato con la loro presenza. Ringrazio la professoressa Stefania Spisto, nostra ospite, presidente dell'associazione Il Quotidiano Il Quaderno Edizioni, per aver pubblicato questo libro e averci onorato nel presenziare questo evento. Sono grato alla scultrice dottoressa Laura Mucerino per l'illustrazione riportata sulla copertina del libro. Libro che raffigura un maestro della Roma antica con i suoi allievi. Complimenti ai ragazzi della scuola media di Cisciano che hanno brillantemente interpretato il dialogo al bar con amici. Le due amiche che hanno parlato latino sono Alfieri Francesca e Savio Miriam, quelle che hanno tradotto in italiano Capasso Ilaria e Cercello Bianco, tutte della terza B. I due camerieri invece sono Paduano Gioacchino della terza B, che ha parlato latino, e Ferrara Pietro della seconda A, che ha parlato in italiano. Un ringraziamento va alla professoressa Pasqualina Ambrosino, che con molta eleganza li ha preparati e seguiti. Anche un saluto e un ringraziamento alla professoressa, non so se è in platea, Rosanna Lembo, dirigente scolastico dell'Istituto. Ogni cosa che si ringrazio il preside professor Giovanni Ariolo per la collaborazione al libro e allo spettacolo. Un grazie pure alla professoressa Annalisa De Caro e al maestro Antonio Guido, che ringrazio il attori del teatro amatoriale di Venecchi, il padre Cisciano, Sergio Cassese, Giovanni Di Palma, Sebastiano Torre. Rivolgo un doveroso ringraziamento al professore Franco Trifuoci, che mi ha concesso la preparazione al libro e che purtroppo questa sera non ha potuto essere presente. Ringrazio infine gli amici Antonio Mucerino e Pietro Esposito, appartenenti alla mia compagnia. Grazie
tecnico audio e luce Ernesto Serpico.